Allora, volevo chiedere scusa al controllore per essere arrivato in ritardo, ma ero troppo occupato a guardare una figa bionda americana e quindi mi dispiace per la partita. Comunque è stata una partita sensazionale, l'hanno portata a casa anche stavolta dopo l'ultimo grande exploit. Grazie a te che sei il nostro talismano, quindi non devi più andare a vedere nessuna partita, devi venire solo a vedere la Cutrone, solo la Cutrone, e dopo devi dire una cosa. Ti portiamo l'oceano a fine stagione. Cosa che devo dire? La Caschione! No, non posso dirlo, no, non posso dirlo. Se no faccio più interviste. Comunque, facciamo un resoconto della partita, dai. Allora, sicuramente per noi era una partita molto importante perché dovevamo mantenere il piano dei playoff e il piano dei playoff, e quindi era importante per noi vincere. Sicuramente è stata una partita difficile anche per il caldo e anche perché eravamo contati. Però alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto 6-3, siamo ancora ai playoff e adesso vediamo chi becchiamo. Siamo una mina vagante, ci abbiamo creduto fino in fondo e adesso sta solo a noi fare il meglio possibile. Un commento su Volo che ha piazzato le ali in campo direttamente. Su Volo? Sì. Volo fa un sacco di gol grazie a me che gli faccio un sacco di sponde. Io sono col mister, mi dispiace, c'è lo spogliatoio che è spaccato a metà. Giuseppe Ghidini, la 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 la, Giuseppe Ghidini, la 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 la. No, comunque volevo ringraziare questo gruppo di persone perché sono un gruppo di persone fantastiche, ci abbiamo creduto dall'inizio dell'anno e quindi perché oltre a una squadra siamo un gruppo di amici e questo è un valore aggiunto per noi. Io volevo dire grazie a tutti e anche al presidente che ci ha sempre messo a disposizione tutta l'attrezzatura per allenarci e i campi. A proposito del presidente, presidente, l'hai vinta te la coppa, pirla! Poi volevo dire un'ultima cosa, rispondere al San Martino che ha detto che ci hanno sempre battuto, quello è vero, però per la legge dei grandi numeri prima o poi toccherà anche a noi batterli e di conseguenza sono sicuro che loro ci temeranno per non prenderci in questa fase dei playoff. Ai nostri amici e nemici del San Martino. Volevo dire solo una cosa, se Buffone ha detto che l'arbitro ha un bidone della spazzatura al posto del cuore, noi abbiamo un bidone della spazzatura in difesa, Berini.